a dicembre 47 quando fu approvata e promulgata la Costituzione. E il manifesto di Ventotene aveva ben chiaro che il nazionalismo, cioè la degenerazione della sovranità nazionale assoluta, portava inesorabilmente alla guerra. E torno anch'io sull'articolo 11, dove troviamo la declinazione analitica di quella visione, e che rileggo con la massima cura perché mi pare che sia uno degli argomenti centrali di questa discussione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente, in condizione di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Ripudia la guerra. Vedete, sono andato a vedere alcune cose che diceva Mussolini. Solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le energie umane e imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla. La pace è deprimente e negatrice delle virtù fondamentali dell'uomo. La guerra sta all'uomo come la maternità alla donna. Se pensate ai 20 anni è una serie di guerre di invasione. La Libia, la Spagna, l'Etiopia, l'Albania, la Grecia, la Francia, la Jugoslavia, l'Unione Sovietica. Certo, il ripudio della guerra, articolo 11, non esclude la guerra di difesa. Articolo 52, la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Va da sé che si parla della difesa della nostra patria e dei suoi confini. Attenzione a non confondere la difesa della patria con una parola più generica e ambigua, la sicurezza della patria. Vedete, non riesco a capire il nesso fra l'articolo 11, l'articolo 52, è una cosa che ho letto sui giornali e che ho verificato essere reale, e cioè la ventilata spedizione quest'inverno di una portaerei italiana con gli F-35 e del suo naviglio di sostegno militare nel Pacifico, verso le coste della Cina e di Taiwan, con funzione di deterrenza. E ancor meno riesco a capire le molteplici declinazioni formali, riflettendoci a posteriori, che la guerra ha assunto alla fine del secolo scorso e nel corso di questi primi 20 anni del nuovo millennio. Guerra umanitaria, guerra giusta, difesa preventiva, operazione di polizia internazionale, esportazione della democrazia e, dulcis in fundo, cito Putin, operazione militare speciale. Certo, ci sono circostanze che vanno analizzate caso per caso, distinguendo per esempio le effettive missioni di pace, di peacekeeping, ma non si può negare in tanti casi l'impressione di un grande travestimento per eludere, a seconda delle circostanze, la Dichiarazione Universale dell'Uomo, il Trattato di Lisbona che regge l'Unione Europea, la natura formalmente difensiva della NATO, l'articolo 11 della Costituzione. Su questo ritorno, l'Italia consente alle limitazioni di sovranità. Ecco il manifesto di Ventotene, cioè il limite alla sovranità nazionale. Ma quando? Solamente quando tali limitazioni siano necessarie a un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le nazioni. Quindi l'Italia perde sovranità, ma esclusivamente verso un superiore ordinamento che assicuri pace e giustizia. Non c'è pace senza giustizia, è stato detto, vero? Non c'è giustizia senza pace, aggiungo, vero anche questo. È una charada. Come lo risolviamo? C'è uno strumento che ci risolve la charada, la politica e non la guerra. Questa è la chiave attraverso cui interpretare, a me pare, questa apparente contraddizione. Dunque si tagliano le unghie al nazionalismo con l'articolo 11 perché si concedono limitazioni alla sovranità nazionale in una visione di ripudio della guerra. Da ciò un'idea di Unione Europea che è dietro la disposizione costituzionale che richiama le parole di Ventotene.
Ventotene non è un Vangelo come qualsiasi testo, ma è bene tornare a quel volumetto che tutti noi diciamo essere a base dell'idea d'Europa che ci ha condotto oggi all'Unione Europea. E faccio alcune citazioni, per esempio il fatto positivo della scomparsa delle principali dinastie, si riferisce alle dinastie monarchiche, che considerano i diversi paesi come proprio tradizionale appannaggio e che rappresentano un serio ostacolo all'organizzazione razionale degli Stati Uniti d'Europa. Ora sono scomparse nella quasi totalità, per fortuna, eppure si sono creati poteri economici e finanziari privati e spesso opachi, esattamente il contrario della democrazia, che condizionano la vita degli Stati nazionali, della stessa Unione Europea e di tutto il mondo. E assieme si è creato uno scollamento fra popoli e istituzioni, mi pare che ne accennava chi mi ha preceduto, plasticamente rappresentato in Italia dal numero abnorme di astensioni nelle competizioni elettorali. Leggo ancora dal manifesto. La Federazione Europea è l'unica concepibile garanzia che i rapporti con i popoli asiatici e americani si possano svolgere su una base di pacifica cooperazione. Con i popoli asiatici e americani. Io lo leggo come un monito davanti alle violentissime frizioni oggi in corso, al fatto, come ho detto all'inizio, che noi stiamo vivendo la guerra e persino il rischio di un nuovo conflitto mondiale. E ancora dal manifesto si parla di emancipazione delle classi lavoratrici e si aggiunge: non si possono più lasciare ai privati le imprese che, svolgendo un'attività necessariamente monopolista, sono in condizione di sfruttare la massa dei consumatori. Potrei continuare a lungo, ma intendo solo sottolineare la coerenza con questi orizzonti della nostra Costituzione, che disegna una democrazia sociale, garantendo la libertà di impresa, ma imponendole limiti invalicabili, articolo 41, la dignità, la sicurezza e così via dicendo. Assieme consegna alla Repubblica il compito, come si sa, di rimuovere gli ostacoli che impediscono la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Mi pare evidente che siamo ancora molto lontani, sia come Unione Europea che come Italia, da una manifesta coerenza con le parole del manifesto di Ventotene e da una piena attuazione della Costituzione. Ma torno ai 40 anni di memoria. Non c'è dubbio che l'Unione Europea ha garantito la pace fra gli Stati membri. Basti pensare alla scomparsa dei ricorrenti conflitti fra Francia e Germania. 1871 c'era la comune, la guerra fra francesi e prussiani. Né si può, per poi la prima guerra mondiale, la seconda e così via, né si può tacere però sul disastro che è stato avviato dall'invasione russa dell'Ucraina e che ha progressivamente indotto nel corso dell'anno a cambiamenti strutturali e profondissimi delle politiche dell'Unione Europea e anche dell'Italia. Una guerra che ha una storia che inizia nel 2014 e che va conosciuta. Ma attenzione, sarebbe omissivo dimenticare che in questi 40 anni la pace in Europa era già stata interrotta dalla cosiddetta guerra del Kosovo, 1998-1999. Sapete che entrò nel conflitto la NATO, prima con i bombardamenti su Belgrado e poi con altri interventi. Un intervento senza l'autorizzazione delle Nazioni Unite nel teatro di uno Stato che non era membro della NATO e dunque in contrasto con gli stessi teorici obblighi dell'alleanza militare. Tutto quello che ho detto sul Kosovo non cambia di una virgola le responsabilità della Federazione Russa nell'aggressione all'Ucraina, ma rimuovere questa vicenda, o peggio cancellarla, fa torto alla verità storica e oscura una visione politica entro cui collocare lo stesso conflitto in corso. Si corre un grave pericolo, voglio provare ad andare su Marte, e cioè quello della riduzione della tragedia ucraina a uno scontro di civiltà, le democrazie contro le autocrazie. Attenzione al rischio di eurocentrismo, perché il mondo è cambiato. Nel 1900 la popolazione mondiale era di 1 miliardo e 600 milioni di persone.
Nel 1950, nel periodo della guerra fredda, era di 2 miliardi e mezzo di persone. Oggi siamo 8 miliardi, di cui quasi 3 miliardi la Cina e l'India. I regimi democratici, spesso fra loro molto diversi, a cominciare da quelli europei, pensate alla Polonia e all'Ungheria, si sono diffusi nel mondo. Non c'è solo Parigi, Berlino, Roma, Londra e così via. C'è l'India, che è la più grande democrazia del mondo. C'è l'Indonesia, c'è il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay, il Cile. Il mondo non è mai stato, e a maggior ragione non è oggi, in bianco e nero. E in questo concetto di affinità e di diversità, a me pare che vada ritrovata come priorità assoluta la via della coesistenza fra popoli e paesi con forme diverse di Stato e di governo. Non solo, c'è la guerra sanguinosa in Ucraina, ma non dimentichiamo Gaza, quello che sta succedendo, non dimentichiamo il Sudan, non dimentichiamo lo Yemen, dove forse, grazie alla mediazione cinese, fra Iran e Arabia Saudita si arriva a una de-escalation. Non dimentichiamo la Siria, non dimentichiamo la Libia, la cui entità statale si è dissolta dopo i bombardamenti del 2011. Non dimentichiamo il Myanmar, la vecchia Birmania, dove 2 anni fa c'è stato un golpe ed è in corso una resistenza armata e pacifica. Non dimentichiamo tutte queste cose, perché da questo punto di vista mi pare che abbia proprio ragione Bergoglio quando parla di terza guerra mondiale a pezzi. Eppure, nonostante questo, assistiamo a un colossale riarmo, esattamente come avvenne prima della prima e della seconda guerra mondiale. Mai come oggi è buono e utile, come avete fatto, parlare di Como città di pace. Viviamo in un mondo di perfida regressione in cui un odio superstizioso e avido di persecuzione si accoppia al terror panico. In un mondo alla cui insufficienza intellettuale e morale il destino ha affidato armi distruttive di raccapricciante violenza, accumulate con la folle minaccia di trasformare la terra in un deserto avvolto da nebbie benefiche. Sapete chi scrive queste parole? Thomas Mann, e cioè l'autore della prefazione all'edizione italiana in Audi delle lettere dei condannati a morte europea. L'edizione italiana del 54, presumo che Thomas Mann le abbia scritte nel 53. Thomas Mann era vittima del maccartismo di quegli anni, eppure quelle parole sembrano scritte oggi per la situazione che viviamo. E mi sembra molto bello ricordare, perché c'è sempre un'alba dopo qualsiasi notte, la lettera di Franz Mager, condannato a morte e assassinato il 26 febbraio del 43. A proposito di nazioni e mondo, non ho mai concepito l'internazionalismo come un fatto ostile, avverso all'idea nazionale, ma come un'intesa di vari interessi nazionali nell'interesse di un fecondo sviluppo di tutta l'umanità. Oppure le parole di Emil Koenig: io sarò morto, caduto per un'idea, per l'umanità. E ancora quelle di Walter Kampf: la vita è pur bella, come diceva Goethe, e anche se molte gemme cadranno, bruciate dal gelo, distrutte dalla tempesta e dal vento, l'albero continua a fiorire. E assieme a queste parole di speranza vorrei aggiungere, per non dimenticare mai, le parole scritte con il sangue sulle pareti di una cella, da Marina Grisum, prima torturata, poi assassinata il 28 luglio del 41. Io sono la ragazza del Komsomol, Marina Grisum, uccisa dai tedeschi il 28 luglio. Parla una persona come se fosse già stata assassinata. Parole sconvolgenti che rendono impossibile di più oscena qualsiasi indifferenza. Mi pare che si parlasse prima della parola indifferenza. E penso ai ragazzi che mi hanno, agli studenti che mi hanno preceduto. Le emozioni, le idee, l'immaginazione, il sogno sono il contrario dell'indifferenza. Ebbene, abbiamo ascoltato dalle loro parole
la traduzione di emozioni, idee, immaginazione e sogno in versi, in poesia, cioè in una metafora da parte